Ciao a tutti ragazzi, bentrovati dal vostro Gino Smile su Bloodborne, ovviamente. Allora, dopo lo scorso episodio ho fatto quello che volevo fare, ho farmato un po' di vial, Blood Vial. Quindi adesso sono a postissimo, dovrei averne circa una novantina. Non ho fatto neanche questo grande sforzo, mi sono limitato a fare 5 o 6 giri di farming collaudato ormai a Yharnam Centrale, alla primissima lampada. E ora spendo le anime che ci ho ricavato Va così? anche. Allora, ho Molto bene, lasciami. anche assorbito un paio di anime tascabili per assicurarmi di fare almeno due livelli, che vorrei mettere in resistenza e vitalità. Con la resistenza per ora sono a posto, vitalità la voglio portare ancora a un punto, dopodiché voglio portare a 20 anche l'abilità. Così, Addio, che per tempi. mantenere intatto il mio progetto di build, anche se ancora non ho trovato niente. Adesso posso. Ah, finalmente abbiamo trovato la seconda zona. Dicevo, anche se per ora ancora non ho neanche un'arma che scali bene in destrezza. Peccato. E allora torniamo qui e vediamo cosa ci aspetta da questo lato. Allora, da qui. Cominciamo guardando bene di sotto, perché ho visto del movimento l'altra volta. Osserviamo che cosa c'è di preciso. Wow, che sta a fare quel tipo? Aspetta un po', monocolo. Come se stessero ballando. Forse sono necromanti quelli. Ce ne sono tre. Ok, andiamo a dare un'occhiata più da vicino. Ho anche fatto un paio di modifiche nelle rune. Adesso questo qui ha una runa che aumenta il danno da colpo. Questo è un nemico per terra. Non lo capisco molto bene. È strano che nessuno mi aggri. Oh, ce l'ha fatta. E la risposta è comunque sì, è un nemico. Solo che stava facendo finta di non esserlo. Dai, vieni qui. Grazie per avermi restituito la vita. Quindi sono aggressivi, ma non fanno neanche tanto male. Sono in una nuova zona, ma per modo di dire, i nemici non sono molto più potenti. Vediamo di qua cosa c'è. E da questa parte comunque prima o poi immagino che troveremo la parola chiave. Grazie. Dovrei usarle queste, ora che ho capito cosa posso fare con i punti. Senti i mormorii provenienti dal cimitero? Allora è quasi ora. Oh, sono così impaziente. Non vedo l'ora. Oddio, chissà di che sta parlando. Mi dici altro? No. Questo qua sopra è solamente una collezione di cadaveri, fantastico. Una bella cosa da tenere in casa. Cos'è questo? Una leva? È una specie di pozzo enorme. Oh beh, vediamo che fa questa leva. Spero che nessuno. Ok, è uno shortcut. Chiaro. E quindi di qui ci torneremo più avanti. Salve, lei ha un'arma molto carina. Infuocata. Praticamente è un pezzo di ringhiera arroventato. Interessante, mi piace molto questa cosa dei nemici che usano armi di fortuna. Frammenti gemelli, oh, finalmente, arma più 4. Ce l'abbiamo fatta. Ora è da decidere quale delle due però. Io voto per l'ascia per il momento. Resta ancora la mia opzione migliore. Ci hai provato. Avrei dovuto colpirlo un'altra volta. Questa è solo una candela, nessun drop. Ma qui dietro c'è qualcosina per me. Su una ghigliottina. Riesco a prenderlo, per favore? Grazie. Ora. Oh, occhio iniettato di sangue. Stai fermo. Dove vai? Olle. Mi fai consumare una fiaschetta. Me l'ha restituita. Quindi va tutto bene. Qui intorno non dovrebbe esserci più nessuno. Io da lì sopra avevo visto, questa è una scala. Sì, ma è rotta, quindi non posso andarci. Io dicevo, sono salito da qui, da qualche parte. Un po' confusionaria questa parte. Ci sono. E devo andare invece di qua. Bene. Vediamo cosa abbiamo da questo lato. Un oggetto al centro della piazza, quindi ci saranno nemici tutto intorno. Ma forse no. Ah, eccoli. Cane, so come comportarmi. Vieni, corsa. Ok,
Veloce. Forza. Olle. Esattamente quello che doveva succedere. L'ho atteso, proprio sapendo cosa avrebbe fatto. E lui muore. Frammento di pietra del sangue. Uno che mi lancia le bombe. E sangue freddo denso. Lui penso di poterlo raggiungere senza problemi da una delle due scale. Qui sotto sembra non esserci più niente, quindi direi di andare di qua per ora. Controlliamo se c'è qualcun altro qui. Eccolo là, un nemico col martello. Il suo è di legno. Interessante. Il mio no, penso che il mio faccia più male. Ma non voglio testarlo il suo, quindi... Ah, invece mi sono trovato costretto. Non era male. Tu basta, ti sei divertito, ora è il mio turno. E non droppa un fico secco. Da questo lato sembra non esserci più nessuno. Possiamo continuare la nostra ascesa. Ah, vabbè, a te ti conosco. Vieni qui, forza. M'ha preso. Con loro non dovrei avere più problemi. Però ogni tanto capita. Questo è quello che doveva succedere all'inizio. Vediamo se hanno ancora il drop fisso. Di sicuro è più forte. Di solito droppano due fiale. Eccole qui. Avrei potuto anche berne un'altra. Oddio, non è esattamente una bevuta quella che mi faccio. È più un'iniezione. Ma avete comunque capito il concetto. Ora tu. Mi spieghi cosa hai intenzione di fare con quelle? Non te l'hanno mai detto che non si gioca con il fuoco. E dai. Di qua si può scendere. Qui? Oggettini? Aha. Gemelli, ok, fantastico. Penso che il potenziamento sia sempre uguale come numeri. 3, 5, 8, quindi in totale 16. Per ora ne ho solo 4. E comunque... No, non è vero, ne ho più di 4. Attenzione, dovrei averne 6. Comunque non posso fare due potenziamenti per qualsivoglia arma. Al massimo posso farle entrambe a più 4. E immagino che in questo gioco sia come Dark Souls 2, il potenziamento massimo è quello a più 10. T'ho fregato alla grande, sai? Ma proprio alla grande. Sarebbe stato carino l'agguato, se non l'avessi completamente sventato. Ah, guarda un po' chi si rivede. Con il martello loro sono fantastici. Perché va dritto dritto dall'alto verso il basso. Quasi con tutti gli attacchi. Possibile che non ci sia nessun altro nei paraggi? Eccoli qui. Erano in attesa che io prendessi quell'oggetto. Che è sempre quello che penso quando vedo un oggetto per terra. Sono sicuro che ci siano dei nemici intorno. Oramai sono abbastanza abituato alla From Software e ai loro trucchetti. Visto che sono tanti, va? Facciamo così. Facciamo prima. Se non volano. Olle. Ciottoli. Questa era una trappola bella e buona. Immaginatevi tutti quegli uccelli che mi volano in testa mentre cerco di raccogliere un ciottolo. Di qui si può salire? Evidentemente sì. E questo invece cos'è? È il pozzo di prima? Forse. Sono salito. Eh sì, è esattamente quello che pensavo. Quindi non era un pozzo, ma un buco per l'ascensore. Pensavo che sarei andato verso il basso, e invece no. Beh, non ho comunque fatto tanta strada, quindi uno shortcut relativamente inutile. E comunque mi fa molto piacere che ci sia. Non misinterpretate le mie parole. Sono sospeso nel nulla? Oppure non si sono curati di fare, che ne so, un corso d'acqua? O qualcosa del genere? Non lo so. Non è particolarmente piacevole da guardare. E forse non dovrei neanche guardarlo in questo preciso momento. Potrei farlo dopo che mi sono assicurato che non c'è nessuno nella nuova zona in cui sono. Ah, lui può farsi i fatti suoi. Polvere di midollo osseo. È una di quelle cose che oramai ne ho un buon numero perché non ne ho mai usate. Vieni qui. Tira su quel mattone, forza, so che vuoi fare l'attacco caricato. Ma va bene anche quello. Di sicuro sono più tosti, ma neanche tanto. Ciao. E lì abbiamo... Ah, uno di quelli con le bombe. Non mi piacete voi. Siete antipatici. Sono già tutto sporco.
Sento dei suoni. C'è qualcun altro ancora in giro? Forse è qui dentro. E lì c'è un oggettino. Devo ricordarmelo. C'è nessuno? Oh, cavalli morti, che peccato. E tu, vabbè, non me la raccontavi giusta, sai? Per fortuna ho la torcia. Nessun altro? Sembrerebbe di... Eccolo. Adesso che ho giocato un pochettino anche con il bastone frusta, non su questo personaggio, con l'altro, apprezzo un po' di più il Kirkhammer, perché è molto utile. Si può sia utilizzare una mano che a due, con scopi diversi. È molto molto interessante. Più di quell'arma, che invece si può usare quasi esclusivamente non estesa, perché la versione frusta, fa un po' schifo. E qui penso di stare andando verso l'oggettino che avevo visto. O forse no. È un luogo che non conosco, questo. È davvero, se infilo la fiaccola dentro la paglia non succede niente. Sì, è davvero prima. Avevo visto giusto. Colpa mia. Riproviamo a fare quella sezione sulle travi. Perché dovrei riuscirci, dai, non è così difficile. E qui chi abbiamo? Spero non sia una trappola. Dammi frammenti gemelli. Grande. E qui si prosegue. Ma io non voglio proseguire ancora. Prima voglio quello che mi spetta. Cioè qualsiasi cosa ci fosse su quel cadavere. Io spero un'armatura. Oh, ancora meglio un'arma. Ah, non mi fidavo a camminare dritto perché mi sembrava che alcune travi fossero più lente. Che potessero spezzarsi da un momento all'altro. Guarda chi si ritrova qui. Un piacere fare la tua conoscenza di nuovo. Gemma del sangue. Niente di utile, penso. E conoscenza del folle. In realtà, potrei anche utilizzarle tutte. Tanto non succede niente. Non le posso perdere, che io sappia. Tanto vale tenerle. E qui... Vabbè, non mi faccio cadere. Non vale la pena. Posso andare direttamente avanti. Da quel lato. Vediamo cosa ci aspetta. Salve. Sono nuovo da queste parti. Mi mandate una guida, per favore? Allora, qui siamo sul tetto di qualcosa. Il panorama è davvero interessante. Qui giù, niente. Mi aspettavo che mi comparisse qualcuno alle spalle per buttarmi di sotto. Si può andare da questo lato. Hello. Surprise, motherfucker. Non so chi ha sorpreso chi in realtà. Ci siamo colpiti in contemporanea. Troppa una fiala, per favore. Bravissimo, addirittura due. Tra un po' penso che mi dirà che non posso portarne altre. Mi sa che c'è un'altra strada anche. Da questo lato. Voglio controllare tutto, come sempre. E invece no. Ma ho fatto bene a controllare, chissà cosa poteva esserci. Arriverà il giorno in cui mi muoverò in qualsiasi area senza fare un passo di troppo. Ma adesso devo sapere tutto. Salve. Voi restate lì, tranquilli. Io prendo questo e poi penso a voi. Voilà. Fare parry allora è divertentissimo. Anche perché è facile. È davvero facile. Vabbè. Ciao. Avrebbe dovuto colpirmi, penso. Ma non mi lamento quando non succede. Lui, invece, mi sta antipatico adesso. Aspetta. Oh, oh, oh. Troppa gente. Questo martello non va bene per le mischie, però. Ah, l'attacco in estensione, come l'ha fregato. Ne prendo un'altra, va. Tanto il... quello grosso dovrebbe averne droppate almeno due. Ah, facciamo pure tre. Tanto. Ovviamente, questa è la volta che droppo monete lucenti. Deve succedere, ogni volta che cerco di prepararmi. Qui sotto non ci sono stato, altrimenti quel cane non sarebbe vivo. Sì, effettivamente è un luogo che non riconosco. Ci arriverò più avanti, penso, proseguendo la strada dritta, anziché buttarmi. Lì c'è un oggetto sulla scogliera. Sono cose che voglio prendere. Con calma. Si fa tutto. Hello? No,
cosa credete di fare. Lì in fondo c'è un tizio che lancia bombe. Purtroppo si è messo dietro un povero albero che sta subendo i maltrattamenti peggiori che un albero possa subire. Non immagino niente di meglio che essere infuocato. Se fossi un albero non vorrei che una cosa del genere mi accadesse. Frammenti gemelli, ok, ora sono contento, me li stanno tirando addosso. E non potevo davvero chiedere di meglio. Perché ne sentivo il bisogno. Ah, me lo aspettavo. Mi stavo per guardare proprio da quel lato per controllare eventuali nemici. Per fortuna quando fanno questi agguati non sono mai nemici molto forti. E qui una carcassa maleodorante. Ma neanche una carcassa, sono sacchi. Che strano. E qui si può scendere. Ah, che è dove stavo pensando di andare io. Non vale la pena di usare la torcia, non c'è niente da questa parte. Salve. Ah, sono loro. Bene. Loro da soli non mi fanno paura. E se c'è qualche cane nei paraggi, che rischio. Cominciamo prendendo questo. Sangue freddo denso. Vediamo se... Perry. Ehi, uno dei due però. Veloci. Non ho tutto il giorno per voi. Devo pensare anche agli altri. Non siate egoisti. Beh, per quale motivo questo mi ha colpito? Non sono assolutamente d'accordo. Facciamo così. Quest'arma dovrebbe essere in gra... Aia, scambio di colpi. Gli faccio malissimo. Assolutamente. Tre fiale e sono a posto. Dicevo, questi sono non troppo difficili da stordire con la mia arma attuale. Quindi anziché cercare un Perry rischioso, per ora preferisco affrontarli faccia a faccia. Ho visto il cane. Spero che arrivi prima il nemico che ho di fronte. Ecco qui, bravissimo. No. Vieni, forza. Tanto mi dropperai un sacco di roba. Ah, l'ho ucciso addirittura. Penso che la loro vita invece non sia scalata molto da quello che c'è a Old Yharnam. No, non è Old Yharnam, è Yharnam centrale. Qui c'è un cancello che mi porta in un luogo che non credo di conoscere. E invece sì. Invece sì. Qui è dove ho sventato l'agguato dall'alto. Ok, non è troppo lontano neanche dall'altro shortcut. Quindi ora ha più senso. Benissimo. Quindi, due strade. Una a sinistra, una di qua. Di qua ho visto che c'era solamente quell'oggetto sulla scogliera. Quindi preferisco prendere il superfluo e poi andare dove dovrei. Se quel cane, anzi sono due, resta lì. Resta, no? Ho appena detto che sono due, poi ho comunque sbagliato il verbo. E vabbè, facciamo così. È andata comunque molto bene. Ora posso pensare al terzo. Vieni qui, forza. Ah, la mia arma è troppo buona per te. Frammenti gemelli e polvere di midollo osseo. Lì c'era un altro, no? Sembrerebbe. E poi ci dovrebbe essere il tipo che ho fatto cadere. Quello che sparava le bombe. Sembrerebbe proprio di sì. Ah, mi ha schivato. Ma io sono stato comunque meglio di te. Alla fine vince chi si butta nelle bombe. Senti, hai finito di maltrattare gli alberi? Per favore. Non sono un tuo fan. Sparisci. Che mi droppa? Fiala di sangue. Perfetto. Nessuno nei paraggi. Sangue freddo denso. E qui posso prendermi, per l'appunto, l'oggettino che volevo. Sperando che non abbia nessuno alle spalle. Che cos'è? Lago. Davvero? E cos'è? Visto che quello dice runa, controllo tra le rune. Non è una runa. Eccolo qui. La runa lago aumenta la riduzione dei danni fisici. Ah, e io che ci faccio con queste? Questa trascrizione delle voci inumane dei grandi esseri è simile a un riflesso acqueo. Questa runa significa lago, e chi la memorizza subisce danni fisici ridotti. Quindi devo tipo usarla e poi per sempre ho danni fisici ridotti? Vediamo. Non posso usarla. Forse devo darla a qualcuno. Penso che quel qualcuno sia il sogno del cacciatore. Interessante, ho trovato una cosa sicuramente utile. Chissà di quanto riduce i danni fisici. Non mi aspettavo di ottenere un oggetto del genere. E spero che non sia grandissima la riduzione. Perché non ne sento il bisogno.
Anche se, con il vicario Amelia, sicuramente aiuterebbe. Ci ho pensato tanto a quel boss. Stanotte praticamente non mi ha fatto dormire, perché sto pensando e ripensando a quello che potrebbe essere. Allontanandomi così tanto, ho perso la speranza che sia come in Demon's Souls. Ah, ho vinto io comunque. E cioè che devo fare qualcosa prima di combattere con il boss. Non credo sia così. Semplicemente, immagino sarà uno scontro di resistenza tra me e lui, per vedere chi muore per prima. Devo riuscire a batterla prima che si curi così tanto. E c'è una cosa che sto pensando di fare. E cioè... Ah, un forziere, che figo. Non cercare di fermarla utilizzando attacchi con un forte danno da equilibrio, ma colpendola più volte con attacchi leggeri. Perché con Artorias funzionava così, no? Fai un attacco più potente e lo stordisci e non si carica. Magari qui è diverso il criterio che hanno utilizzato e io non ci ho pensato. Per lui preferisco questo. Anzi, proviamo ancora una volta il Perry, dai. Questo non è per niente buono. Questo sì. Vabbè, fa niente. Mi sento comunque soddisfatto per esserci riuscito una volta nella mia vita. Ok, una volta spezzata la loro difesa. Ci siamo arrivati. Il punto in cui non posso più prendere fiale del sangue. Ne ho troppe. Ah già, giusto, ne ho 20. Wait. Una alla volta me le fa riprendere? Ce l'ho fatta. Allora. Di che stavo parlando? Ah sì, di Amelia. E poi ho trovato una runa nuova. Eccola qui, sangue della tempra. Questa forse. Attacco fisico più 4%. Aggiunge effetto veleno lento. Mi piace. Questa penso che starà molto bene sul martello. Perché quando lo uso a una mano, posso fare tanti colpi consecutivi e quindi infliggere veleno. Ma 0,8% non è un grande bonus. Forse su un'arma che parte già con del veleno va sicuramente meglio. Conoscenza del folle. Fermati. Sei mia. Grazie per essere piovuta dal cielo. Frammenti gemelli. Ne ho 13. Ora comincia a essere molto buono. Non vedo l'ora di tornare al sogno del cacciatore. Sono ancora dibattuto su cosa potenziare per prima. Vedremo. Qui intorno intanto cosa c'è? Sento che è quasi il momento o di un boss oppure di una lanterna. Ma vediamo, con calma. Ecco qui, strega di Emwick. Era un boss. È un boss umano, quindi sono abbastanza sicuro di poterle fare parry. Vediamo come combatte prima però. Questo è parryabile sicuro. Proviamo. Infatti, dai. Quello cos'è? Non è questa la strega di Emwick, è quella in fondo. Quindi non voglio uccidere questa creaturina. Preferisco concentrarmi su... non è sempre presente. Tu resti in fin di vita. Appena rivedo quell'altra roba, torno da te. Spero non ne crei tanti. Perché così diventa molto più gestibile. E chissà a quali intervalli è visibile il vero boss. Mi piace, per ora. Chissà se in futuro finirò per pentirmi di questa decisione. Cioè che mi piaccia. Sparisce. È strano, eh? Avere solo una creatura piccina del genere. È un boss che non fa praticamente nulla. Sento che succederà qualcosa prima o poi. Per ora non uccido quel nemico. Mi sembra l'idea più saggia. Anche perché non è aggressivo. Si fa i fatti suoi. Devo solo capire con quale frequenza e in quali punti compare il boss. Devo guardarmi bene intorno. Oppure usare il lock in maniera frenetica. Ma... nah. È come se non mi vedesse anche lui. Come quasi tutte le cose che ho incontrato finora nel gioco. Eppure gli occhi ce li ha e sono molto aperti. Che sia uno scontro a fasi, in cui non posso danneggiare il boss più di tanto se non ho prima ucciso la creatura. Facciamo finta che sia così, no? Io ti uccido. Che succede adesso? Dov'è il boss? Avanti.
Mostrati. Eccola. O forse un'altra creatura? Mi sa proprio di sì. Ah, no, sono comparse insieme. Ok. Quindi devo uccidere sia una che l'altra. Va bene. Così mi sta bene. Non so se compariranno sempre vicine, oppure è stato un caso. Spero che sia così. Cioè che compaiono sempre vicine. Da qui dovrei avere un buon modo di osservare la stanza per intero. Mi fa piacere che ci sia. Eccola. E in realtà mi attacca anche il boss. Devo approfittarne finché è visibile. Tu muori. Grazie per il favore di avermi mostrato il boss. Ora muori. Ecco qui, ne sta facendo un'altra prima che io abbia finito. Vieni qua. Mi attacca? No, scompare. Non è come i quattro re, non posso attaccarla mentre sta scomparendo. Ora sono due. Beh, non me l'aspettavo diversamente lo scontro. Complimenti, prendi danno, stupido. Perché ce n'è bisogno. Questi nemici sono molto difficili, quindi è normale che io prenda danno, no? Ah, a volte. Che cosa si fa per uccidere un boss? Però perché la prima volta è comparso anche mentre il nemico era ancora vivo? Domandina. Ah, per ora muori, fammi il favore. È stato un piacere averti con me. Ora però sono un po' stanco. Ho detto che sono un po' stanco. Eccola lì. Facciamo ancora il colpo caricato. Quello mi sa che è un'ottima strategia. Chissà se col martello farei meglio, ma boh. Un altro? Ecco qui. Addio alla strega di Emwick. Facile. Davvero un boss facile. Immagino che dovrò sconfiggere anche quei due. Per ora. Aha. Era troppo bello per essere vero. È invisibile o cosa? Interessante. Cominciamo ammazzando questi due, va? Eccola. Come funziona quest'altro combattimento invece? Chissà se devo... se loro ricompaiono dopo. Questo suono che cos'era? Ho sentito uno stridio. Sentite, venite qui un secondo, eh. Uno alla volta, con calma. E olle. No, no, no. Ho detto no. Aspetta un po'. Innanzitutto sono stato fermato. E poi ho visto che è ricomparso il primo boss. Come funziona questa cosa? Ok. Stavo per dire che mi sembra il girandolo della situazione. E invece assolutamente no. Questo scontro è diverso da tutto quello che abbiamo mai visto nei Souls. Smettila. Loro voglio ucciderli. Ora cominciano a diventare troppi. E non mi piace. Se è ricomparsa anche la prima strega, vuol dire che loro possono continuare a spawnare. Ah, non ce l'ho fatta a schivarlo stavolta. Liberami, ti prego. Che è successo? Mi tengono fermo. Mi sgozza. Non riesco a liberarmi, sto mesciando tutti i tasti possibili. Mi ha fregato alla grande. Interessante questo combattimento, sul serio. Devo capirlo molto molto meglio. Non mi aspettavo di morire, lo facevo davvero molto più facile. In realtà, non sono convinto che sia uno scontro difficile, anzi, penso che avrei potuto farlo molto meglio. Ma ero così curioso di vedere come evolveva la situazione, che non mi sono neanche impegnato più di tanto, eh. Ah, già morto. Va bene. Mi ricordo lo shortcut, quindi vado direttamente da quella parte. Tanto non mi dovrebbe seguire quasi nessuno. E se mi seguono, affari loro, verranno massacrati. Vieni giù. Chissà se posso riportarlo giù senza utilizzare il meccanismo. Come con gli ascensori di Yharnam. Penso proprio di sì, a giudicare dalla forma. Non dovrebbe essere affatto difficile. Basta mettermi qui e andare. Ora, dov'ero? Ora non mi sto orientando. Qui ho dei corvi. Io da dove sono arrivato? Ok, ero arrivato da quel lato. Quindi ora voglio andare di qua. E poi di fronte dovrei avere l'altro cancello che ho aperto. Ah, mi ha spinto. Non è per niente dannoso. Però può fare problemi. In altre maniere. Qui c'era il tipo. Perriamolo.
Però c'era anche altra gente, mi ricordo. C'era un tipo che sparava le bombe. Eccolo lì. Tu muori. E ora tu. Perfetto. Usiamo questa, perché tanto lui me la ridà. E lui non ha droppato niente. Qui c'era un nemico nascosto, non ci interessa. Qui c'era un cane, che invece doveva essere importante. Me ne sto fregando altamente. Devo ritrovare al più presto la strada per il boss. Perché, boh, è così che voglio che vadano le cose. Qui c'era un tipo nascosto. Ci interessa davvero molto poco. Devo fare attenzione a questa spinta, eh. Ah, è ancora vivo. Per favore. Non mi faccia questi scherzi. Qui invece mi ricordo che c'era gente. Sì, mi avevano quasi fatto fuori. Ti prego, cos'è che c'è? Il muro? Ma vaffanbagno. Toh, sparisci. Non gemma del sangue, avevo bisogno di una fiala. Non devo correre troppo, sennò va a finire che muoio. Tu, forza. Vieni qui. Attacca. Ah, non così. Quello sarebbe già molto meglio. Questo è perfetto invece. What? Come hai fatto? Sul serio, sono impressionato da quell'attacco. Scusa, Nemesi, grazie. Tu sparisci, per favore. I nemici col pixel magico oggi. Ah, perché non l'ho usata? Che pirla. Lì c'è qualcun altro. Non voglio partecipare a nessun party. Maledizione all'aggiornamento della PlayStation. Ora è ancora più invasivo quel messaggio. Ah sì, il tipo che se la prende con gli alberi, me lo ricordo. Il cane, ce la facciamo a farlo venire qui? No. Ma lui non mi ha sentito, quindi verrà smesciato. E invece no. Mi sono agitato perché ho visto il cane che si muoveva. E ho fatto un passo troppo veloce. Per favore, zitto. Accuccia. Da te ci arrivo tra un secondo. E giù. Vediamo un po', a proposito di giù. Quel cancello mi riportava indietro, non mi portava avanti. Io devo andare in quella casa lì in fondo. Vediamo se riesco a correre. Non è una grande idea, eh. Mi ricorderò di te un giorno. Sarà un giorno felice per tutti. Vediamo cosa posso fare. L'idea migliore forse sarebbe uccidere uno di quelli. Tu, per esempio. Grazie per non avermi attaccato quando ne avevi l'opportunità. Ora morirai. E mi spiace molto per te. Forse morirai. Oppure muoio io. Vediamo come vanno le cose. Mi sa che muori tu. Wow. L'ha parato. È resistente. Non ci provare mai più. Oh no. Uff. Ora sono a posto. Ho tutte le fiale. Posso correre. Non mi interessa più niente. Spero non ci siano cani sulla strada. Quelli sono gli unici che potrebbero crearmi problemi. Tutti gli altri nemici sono trascurabili. La strada era questa, sì sì. Ah, c'è un tipo col martello, uno con quella lancia strana. Nessun altro. Addio. Sono sceso qui sotto? Sì, qui era il boss. Ovvio che sono andato da questa parte. E ora riproviamo. Non è facilissimo tornare qui, ma non è neanche complicato. Cominciamo vedendo se c'è il boss da qualche parte. O forse devo prima far fuori lui. Aia. Non cercare lo scambio di colpi a tutti i costi ogni volta. Ehi. Aha. Ma non mi colpire, stai zitto. E lei scappa. Ok, ora deve comunque ricomparire per forza. Se vuole creare un altro nemico. Ed eccola qui. Chissà se lo fa volontariamente, da una parte e dall'altra della stanza. O se è un caso. Tu sei nato morto, praticamente. Mi spiace. Non è una bella vita da vivere. Oh. Aia. Se mi nasce vicino, fa questo. Grazie per avermi restituito i miei HP.
Non capisco se ogni tanto attacca oppure... non lo so. Qualcosa deve succedere. La prima fase è comunque molto facile. Stai zitto. Tiè. Non hanno poca vita, eh. Eccola lì. Da lontano, per esempio, cosa fa? Crea altra gente. E se io volessi, per esempio, ucciderti? Non me ne dà l'opportunità. Attacca anche loro e le fa malissimo. Gli fa malissimo. Dai, forza, muori. Ok. Una è andata. Ora voi mi uccidete. Esattamente quello che volevo. Essere ucciso da voi. Dov'è? Eccola lì. L'attacco non è a raggio infinito, quindi se è troppo lontana quando lo fa può non colpirmi. Il punto è che non la vedo. Da qui per esempio, no? Come? Ho visto. Mi ha colpito comunque. Ah. Ovviamente non posso uscire da questa presa. La parte peggiore è che è lunghissima. Mi fa sprecare un sacco di tempo. Non so cosa fare adesso. L'ho attaccata, ma dovrei curarmi in realtà. L'altra strega non è stata resuscitata da questa qui. Nasce di nuovo dopo un tot di tempo. Evidentemente, ed eccola lì. No. Ah, ecco, ha creato un nemico. Sono stato distratto da questo. Da questa luce. È un altro ancora. Voglio far fuori di nuovo la prima. Perché avere altri nemici tra le scatole è un problema. Salta qui in salto. Morta. Ora devo trovare la seconda. Da qualche parte. Ho visto che colpisce me con i raggi, quindi sa dove sono. Non compare a caso. Devo solo capire dove. Avanti. Eccola. Non fare niente di strano. Bravissima. E ora. No, non in mezzo ai nemici. Non è una buona idea. Voglio ucciderli tutti. Ah, sta facendo qualcosa il boss. Ho visto un raggio che non mi è piaciuto. La smetti un pochettino. Ok. Muori, va? Eh no, lasciami stare. Dov'è il boss? È rinata di nuovo la prima. Devo metterci molto meno. È stranissimo non vedere da dove parte quel colpo. Se sono vicino, come in questo caso, mi prende per forza. Almeno non c'era nessuno nemico nei paraggi. Ma immagino che sia per succedere. Becca questo. E tu devi morire. Tacca in salto. Ed è andata. Ora tocca a voi, come sempre. Non è difficile, devo solamente beccare la seconda. Qual è la cosa che mi frega? Che non riesco a capire dove spunta. Muori, per favore. E ciao. Ora il boss, per favore. Eccola. Ma questa è la prima di nuovo? No, si è messa a fare lo stesso attacco, ma non è lei. Muori. Dai che ci sono quasi. Dai, ce la posso fare. Adesso. Spunta. E muori. Il nemico rimane. Spero non ci sia una terza strega. No, perfetto. Manchi solo tu. E muore da solo. Strega di Emwick, trofeo e 4 occhi iniettati di sangue. Questi servono per fare i rituali. Ho 42.000 anime, così a caso, non me ne ero neanche accorto. Ottimo. È una lanterna. Che userò tranquillamente adesso, perché voglio usare queste 42.000 anime prima di perderle. Visto che ho acceso qui la lanterna, torno indietro un secondo. Batto quei due nemici che stavano qua fuori, così aumentiamo ancora questo conteggio di anime. Non vedo nessun motivo per non farlo. Tanto, non dovrebbero essere un gran problema. Nessuno di loro, né in singolo né in gruppo. A parte questo grosso. Ma sembra che potrò affrontarlo da solo. E quindi sarà molto meglio. Saltami incontro, avanti.
Ti sfido. Non è quello che mi aspettavo. Oh, viene qui. No, non volevo attivare l'arma in quella maniera. E ora muori. Quante me ne dà? 4. Quindi alla fine va tutto bene. È un punto per me? Non è vero, mai. Se muoio qua dentro non è un problema. Assolutamente. Muori tutti. Olè. Ho recuperato un sacco di vita. Mi avevano praticamente ucciso. Invece avendoli colpiti in contemporanea, ne sono uscito vincitore. Fiale di sangue. A posto. Mi sento soddisfatto. Prima di attentare ulteriormente alla mia vita, è il momento di andare al sogno del cacciatore. C'era qualcosa che avevo detto di volere fare una volta tornato lì, ma già non mi ricordo più. Forse ha a che fare con le gemme. Ah no, la runa, è vero, la runa. Prima cosa, controlliamo questa qui, la runa. Vediamo se il nostro amico ha da dire qualcosa. Non c'è. Risali la cappella di Edon. Devo andare a fare un giro da quelle parti allora. Ora posso potenziare le armi. È vero, mi avevano dato tutti quei materiali. Lo scontro con la strega sarebbe stato molto più facile se avessi potenziato le mie armi. Per ora, non avendo trovato... Aspetta un po'. Stavo per dire, non avendo trovato nessuna arma nuova, però in effetti non ho controllato se è comparso qualcosa di nuovo. Ottieni. Armi sono qui. E non c'è niente. Mi fa piacere che Mirko stia partecipando a un party. E... niente di nuovo in realtà tra queste. Voglio comprare la lanterna. Perché no? Le ossa del ritorno mi farebbero anche piacere, ma ne ho già 8. E quindi niente. Va bene così. Gli altri, i ciccini qui sopra, hanno della roba di boss nuovo da darmi? Campana piccola. Occhio iniettato di sangue. Tra le armi non c'è niente, neanche tra le armature, quindi no. Della runa penso che ne parleremo con la signorina allora. No, il deposito, volevo fare un'altra cosa. Rinforzo con le gemme di sangue. Cominciamo da questa, c'è niente di meglio? A giudicare dai numeri rossi, direi di no. E qui? C'è quella del fuoco, che però no. Non voglio un'arma infuocata, sembra che vada tutto bene. Mentre qui, ecco, ne avevo trovate di meglio. Quella che ho adesso aumenta la potenza del danno di impatto, cioè quella del martello, del 6%. Quest'altra aumenta del 4,2% e metteva l'effetto velenoso su tutti gli attacchi, non solamente quelli del martello. Quindi forse è meglio. Preferisco, sì. Il veleno sicuramente non serve a nulla, visto che aggiunge 0,8%. Infatti, vedete, il mio build up è salito a 1, una miseria. Vabbè. Mi fa piacere comunque averla. Ora, facciamo le cose importanti. Potenziamole. A cominciare da... Facciamo un livello in entrambe, dai. Oppure no. 2 qui. E 1 qui. E all'ultimo stadio, cioè il più 6, avrò tutti e tre gli slot. Quindi forse non è potenziamento più 10, ma più 6. Non lo so. Per ora non mi è dato di saperlo. Potrei farmare altre pietre in quella zona, perché ho visto che i nemici le droppano, ma per ora non ne sento il bisogno. Ho fatto strage con un'arma più 3, con una più 5 farò sicuramente meglio. Molto bene. Ora sicuramente posso arrivare a 20 e 18 di destrezza. E così le mie armi salgono a 211 entrambe. Va bene. È tutto quello che volevo. Addio. Sì sì, grazie. Posso proseguire da quel lato adesso, dove c'era la strega di Emwick. Non è stato così lungo questo episodio, quindi potrei anche pensare di farlo. Vediamo un po', queste... No, non le voglio usare. Non ne sento il bisogno. Stato, sono a livello 41. 22 punti intuizione, non posso farci niente per il momento. Dimora della strega. Va bene. È rimasto irrisolto il dilemma della strega. Sapete... Non della strega, della runa. Sapete cosa ci ho ripensato comunque? Ho potenziato l'arma. E voglio combattere di nuovo con Amelia. Perché mi sembra strano che non ci sia niente da fare.
oltre lei sicuramente non c'è nulla, perché in quella stanza non ci sono uscite, abbiamo controllato. Quindi è un boss forse opzionale, non ne ho idea, ma penso che mi darà qualcosa quando la ucciderò. Devo solo capire che genere di cosa sarà. Questa forse è una cosa sempre presente. Non devo usarla io. Eppure, lì sopra il mio nome del personaggio, Nemesis, ci sono quei quattro slot che penso siano esattamente queste rune qui. Standard? Ah sì, era l'ordine. Questo qui. Non mi ricordo qual è il tasto per mostrarmi... Non neanche questo. Non lo so. No, dice effetti rune di Krill. Nessuno. Quindi devo trovare un modo per utilizzarle. Non lo posso fare io sicuramente. No, non voglio eliminarla. Quindi... Ok, controlliamo che c'è qui dentro. Giusto per vedere se c'è un'uscita oppure no. E direi proprio di sì. A meno che no, questa è l'entrata, non è l'uscita. Cosa dico? Quella lì è l'uscita. Qui dentro non c'è nulla di nuovo. Questo cos'è? Solamente altri sacchi. E vabbè, allora no. Non me la sento di affrontare due caricamenti. Continuo da questa parte anziché tornare da Amelia. C'è nessuno qui? Una stanza vuota. Attrezzo dell'officina per le rune. Ho fatto bene a controllare di qua. Ora posso equipaggiare le rune. Torno al sogno del cacciatore e poi vado da Amelia, la uccido e lì finiamo l'episodio. E siamo tutti quanti felici. Ok, immagino che sia quello che sta sull'altare. No. Ah, eccolo, invece sì. Memorizza una runa di Krill per ottenere la sua forza straordinaria. Certo. Penso che funzioni esattamente come le robe. Le rune sulle armi, le gemme. Quindi posso equipaggiarne 4. Perché questo qui è diverso? Oh beh, non mi interessa. Sicuramente ora ho l'effetto della runa, vero? Sì. Quindi prendo il 3% di danno fisico in meno. È una cosetta. Sarà sicuramente utile. Ora, Cathedral World, andiamo a fare fuori questo boss finalmente. Allora, ma sì, facciamola la strada insieme, chiacchieriamo anche un po'. Mi piace come state reagendo alla blind run. Anche se sapete che gli episodi sono registrati con largo anticipo, comunque mi date consigli, mi leggete, mi correggete su cose che dico. È interessante come situazione. A proposito, visto che manca tanto alla pubblicazione di questo video, e fin quando lo vedrete, probabilmente io sarò vicino, no, forse non tanto, alla fine del gioco, dipende da quanto veloce continuo a muovermi, fatemi sapere nei commenti. Che succede quando battete il boss finale? Finisce il gioco oppure potete continuare come in Dark Souls 2? Questa è una domanda davvero interessante perché voglio sapere cosa fare. Preferisco evitare il boss finale prima di avere concluso tutto quello che voglio fare, soprattutto nei dungeon. Quindi visto che già adesso so che c'è qualcuno, anzi più di uno, che ha finito il gioco, ditemelo. Ecco qui. Avrei fatto meglio a superarli subito, anziché dargli la possibilità di attaccarmi. Vabbè, ero troppo impegnato a chiacchierare. Morto? Perfetto. Vediamo, un'altra cosa che dovrei fare per battere Amelia è equipaggiare per la prima volta una resina. Non la userò all'inizio, come di solito si usano le resine, ma dopo metà vita. Perché quello è il momento in cui comincia a curarsi. E io voglio evitare con tutto me stesso che questo succeda. Quindi ho quella del fulmine o quella infuocata. L'ho messa già qui sopra? Sì. Preferisco tenerla tra quelli più velocemente utilizzabili. Rimettiamo quella del fuoco. Ok. Ora l'ho tolta dagli effetti personali? Sì. Quindi posso tenere le cose o da una parte o dall'altra. Va bene. Sono pronto. Ho tutte le fiale di questo mondo, i proiettili non mi servono a nulla e ho il buff per quando forse mi servirà. Fuoco alle polveri. Inizino le danze e si tolgano le briglie ai cavalli. Non so che cosa dire. Sono stufo di combattere con te.
fatto uno scontro da 6 minuti e mezzo di ieri. Quindi davvero non ne voglio più sapere molto di te. Per me sei già morta. Toh, becca questo. Ora le faccio danno, eh. Sul serio. Che fa? Non capisco questo boss ogni tanto. E poi decide che è il momento di colpirmi. Vabbè. No, no, no. Non attaccare. Volevo curarmi. Ecco, questo è una cosa che non capisco. Quello non è un attacco. Non è una cura. Che diavolo è? Toh, becca questo. L'ho mancata. L'ho colpita proprio in mezzo alle gambe. Questo è il mio momento di brillare. Boh, capirò che cos'è questa roba prima o poi. E mi ricorderò anche di schivare quell'attacco. Un giorno. Sì, sì, tranquilla. Tieni. Tutto per te. Con amore. Bravissima. Tra un po' è il momento della resina. Anzi, perché tra un po'? Usala. Wow, che bello l'effetto. Aia, non mi colpire mentre sono a terra. Questa è colpa mia. Spammiamo cure, per favore. Non mi fare sprecare la resina così. Maledetta. È come se sapesse. Vieni qui, avanti. So che stai aspettando solamente il momento di curarti, ma io non te lo farò fare. Spero. Ok. Appena ci prova, sposto l'arma e la metto a una mano. Così non dovrei avere difficoltà a colpirla più volte di fila. No. Un'altra fiala per sicurezza. Fatto bene comunque. Penso che stia per farlo. Oppure no. Non lo fare. Lasciami in pace. Sai che beffa se adesso non si cura neanche una volta. È il tentativo che ho fatto l'ultimo, quello di 6 minuti e mezzo, sarà solamente una sfiga pazzesca. Sto prendendo un sacco di botte, sto giocando malissimo. Il buff non l'ho usato praticamente neanche una volta. Oh, ecco qui. 1, 2, 3. Non è il numero di colpi. È il danno? Eh no, perché se fosse il danno l'avrei uccisa l'altra volta. Perché ho fatto questo, che le fa un sacco di danno. Dai, riesco a finirla per una volta. Maledizione a questo attacco. Voglio ucciderti. Quanto lo carica. Oh, muori. Era solamente una roba di danno. Avevo bisogno di più danno per uccidere questo boss, oppure di più pazienza. E soprattutto sperare che non si curasse così tanto. Questa è la cosa che mi ha fregato soprattutto la scorsa volta. Ciondolo d'oro è ovviamente un trofeo. Controlliamo il ciondolo d'oro per prima cosa. Non è un oggetto da materiale. Non è una chiave. Non è ovviamente un'arma. Una gemma? No. Non una runa. Quindi è qui. Ciondolo d'oro. Diventa una gemma del sangue. E come? Se lo uso. Per rivelarlo tocca il teschio sull'altare. Ah ah. Non so, aspetta, non ho letto che cosa dovrei rivelare se tocco il teschio. Il proverbio ammonitore. La parola chiave. Che ho fatto? Mastro Willem, sono venuto a dirti addio. Oh, lo so, lo so. Ora hai intenzione di tradirmi? No, ma tu non mi darai ascolto. Ti ricordo di non scordare il nostro motto. Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi. Temi il sangue latino. Ora devo andare. Per gli dei, Lorenz. Temilo. Non è stato molto d'aiuto.
sono uscito da questa cutscene con più domande che risposte. Chissà se effettivamente ho scoperto la parola chiave. Non penso, perché Alfred aveva detto che la risposta era dalla parte della foresta. Eppure lì ho concluso tutto, a quanto pare, visto che dopo la strega non c'era più niente, e mi sembra di aver fatto qualsiasi cosa da quel lato. Quindi, se io volessi tornare ai tipi che mi chiedevano la parola chiave, dove dovrei andare? Ce l'ho. Però, nel caso la risposta sia positiva, non voglio andarci adesso. Troppo tempo. Torniamo al rifugio del cacciatore. Al sogno del cacciatore. Saliamo di livello e per oggi concludiamo qui. Allora, signorina. Aspetta un secondo. Quella roba. Ce l'ho ancora. Se lo uso, diventa una gemma del sangue. Ho visto che c'era anche qualcos'altro che faceva la stessa cosa. Spilla rossa. In grado di rinforzare qualsiasi arma. Quindi, se la uso. Eppure, forse sto facendo un errore. È strano che mi diano una cosa così. Se volessero, mi darebbero direttamente la gemma. Forse qualcuno mi chiedeva le stesse pietre per farci qualcosa di diverso. Magari sono armi di boss, non ne ho idea. Io spero solo di no. Vediamo un po'. Dove sono queste due speciali? Una è qui. Potenzia attacco fisico del 7,3%. E potenzia... No, no, non è vero, è la seconda. Potenzia attacco fisico 2,7. E potenziale recupero SU. Non so cosa significhi. Più 1,8. Non è molto utile. Quest'altra. Potenzia attacco contro le belve del 12,6%. E c'è un modificatore lì in basso. Quindi quello significa danno contro le belve. Ed aumenta del 12%. Ma ci perdo un po' di attacco fisico. Quindi, vediamo un po'. Così diventa 48, perché quella che sto usando quanto mi dà? 7%. L'altra mi dà 6, quindi se voglio togliere una delle due dovrei togliere questa qui. Potenzia danno contro le belve. Non so quanto mi possa essere utile. Preferisco avere danno migliore contro qualsiasi creatura e non contro solo le bestie. Anche l'altra non è meglio di quella che avevo. E questa posso usarla anche qui. Ma resta comunque peggio dell'altra. Quindi ignoriamo. So che si può fare, ma non è servito. Almeno adesso sono più consapevole. Per ora il buff lo togliamo da qua e lo rimetto qui sopra. Perché penso sia meglio così. Mettiamo quella del fulmine, va? La prossima volta voglio provare quello lì. Sì, sì, anch'io sono contento di rivederti. Allora. 20 anche qui. Sono felice. Da adesso si comincia di nuovo a giocare alla mia maniera. Penso che comincerò a potenziare di nuovo la forza. E la vita, la resistenza a questo punto va un po' meglio. Mi sento abbastanza a mio agio. Soprattutto perché schivate e rotolate consumano davvero poco. E anche gli attacchi in fondo non fanno più di tanto sulla resistenza. Quindi sono felice così. Questa si accorcia e io per oggi vi saluto. Ciao a tutti ragazzi.